Grazie Fabio, noi siamo qui anche per questo. Allora, buona giornata ai nostri ascoltatori. Oggi riprende l'appuntamento del lunedì di Frate Alberto Maggi, il nostro biblista e teologo di riferimento, che è anche fondatore del Centro Studi Biblici Giovanni Vannucci di Montefano in provincia di Macerata. E allora, oggi parleremo, cominceremo dall'attualità e visto che non si parla d'altro, metteremo in primo piano il tema dei vincitori e dei vinti. Vedremo poi se le sacre scritture ci vengono in aiuto anche su questo. Allora, vi presento i nostri ospiti, oltre a frate Alberto Maggi, che è in collegamento, buongiorno frate Alberto, dal suo studio di Montefano. Ci Buongiorno saranno Luce. anche, buongiorno, ti ho seguito ieri, ti ho seguito al debutto, cioè al tuo Bene, primo incontro abbiamo mensile ripreso, di ripreso. ottobre. Sì. A cui dei temi, tra l'altro, torneranno anche nella nostra intervista di oggi. Insomma, mai abbattersi, mai gettare la spugna, vero, frate Alberto? Mai, siamo sempre più che vincitori. Sai, nelle Marche, sono marchigiano e ci tengo, si dice che un marchigiano si china solo per allacciarsi le scarpe. E questo va detto in riferimento all'alluvione. Hai visto che meraviglia come hanno reagito all'alluvione con dignità e coraggio? E questo vale per tutti. Certo. Mai Infatti, io chinarsi. sono stata proprio dalle vostre parti in quei giorni, e devo dire, lo spettacolo era veramente devastante. E oggi sarà una puntata molto marchigiana, frate Alberto, perché oltre a te avremo in collegamento in diretta anche Sergio Mustica, che è il direttore scientifico della Scuola della Testimonianza di Anmil. Ciao Buongiorno. Sergio, che tra l'altro ha Buongiorno. sospeso le sue lezioni a Milano della Scuola della Testimonianza per collegarsi con noi. E poi Stefania Benedetti, che è una testimonial formatrice di Anmil, anche lei marchigiana, e Marinella De Maffuti dovrebbe collegarsi con noi nel corso della puntata, che è la responsabile del nostro ufficio comunicazione Anmil. Allora, vi dicevo, cominciamo proprio dall'attualità. Da vincitori e vinti, che è il tema, ecco Buongiorno, Marinella. Marinella, mi ce l'hai sono fatta, Marinella. palesata. Grazie Marinella. Marinella, tra una Com'è cosa e bello, l'altra siamo tutti separati. Questo è riesci? un vero collegamento italiano dal Allora, nord abbastanza sud. più che uniti, insomma, l'Italia unita, la facciamo noi almeno. Ecco, Ademaggio in gran forma, ben trovato dopo tanto grazie, tempo. grazie, si riprende. Basta Bene, mare, frate Maggi, basta spiaggia. Adesso è ora bene. di rimboccarsi le maniche e di riprendere i nostri appuntamenti. Allora, dicevamo, vincitori e vinti, chi vince e chi perde, insomma, in questo momento anche di attualità politica, insomma, non si parla d'altro. Allora io volevo un po' sentire da frate Alberto, ecco, come stanno esattamente le cose, quando si vince e quando si perde, naturalmente facendo riferimento alle sacre scritture. Ti aiutano? Sì, ma c'è un momento adesso di tanta mestizia, di tanta ansia, angoscia. Non bastava la pandemia, ci si è messa la guerra, i stravolgimenti politici, eccetera. Allora c'è il rischio di abbattersi, ma questo non è evangelico, non è cristiano. Gesù, nel momento più critico della sua esistenza, stava per essere arrestato, torturato, massacrato, eppure dice ai suoi coraggio, animo, io ho vinto il mondo. Ma come fa a dire una cosa del genere? Avesse detto io vincerò il mondo, quindi l'annuncio della risurrezione, si poteva capire. Invece lui dice io ho già vinto il mondo, eppure di lì a poco sarà ammazzato. Perché Gesù ha questa sicurezza? Perché quanti come lui si mettono a fianco della verità, della luce e della vita, che poi sono tre stesse immagini, maniere diverse, saranno sempre, sempre vincitori di ogni menzogna che può essere contrabbandata, della tenebre che cala e soprattutto della morte. Ma non solo, San Paolo, prendendo questo messaggio, addirittura elenca tutto quello che può capitare, la fame, la malattia, le disgrazie, e lui addirittura supera il messaggio di Gesù. E in tutto questo noi siamo più che vincitori, per cui mai abbattersi, perché siamo già vincitori sempre se ci mettiamo a fianco della verità, della luce e della vita. E dunque mi sono appuntata queste tre parole: vita, luce e verità trionfano sempre al di là di chi vince e chi perde, almeno in apparenza. Sì, perché con questo Gesù e tutti noi si è messo in sintonia con il dinamismo della creazione. Nel libro della Genesi dice che quando Dio ha creato il mondo, tutto quello che creava esclamava, dice,
è buono, letteralmente è bello, ma di buono e di bello alla creazione non c'era niente. La creazione era quel magma tremendo, ordo. Come faceva il Padre Eterno a dire è bello, è buono? Perché lui non vedeva quello che era, vedeva già quello che sarebbe diventato. Allora noi ci dobbiamo mettere in sintonia con questa azione creatrice per crescere, per sviluppare. San Paolo dice: sveglia gente, la creazione stessa attende con impazienza che voi vi realizzate. Quindi è una crescita umana che si riflette poi anche nella creazione e naturalmente nella società. Frate Alberto, insisto, insomma, per il creatore ogni evento della vita, per quanto difficile, per quanto doloroso, non deturpa mai la sua opera e diventa anche un'opportunità di crescita e di evoluzione, di trionfo, di ricchezza. Sì, quando nella Bibbia le persone rimangono un po' deluse perché noi vorremmo vedere la fretta, ma un bambino non nasce già adulto, il bambino c'ha bisogno di tutte le sue fasi di crescita, di sviluppo, e noi vediamo che questa realizzazione del progetto di Dio è lenta, e il Signore dice: ma pensi che il mio braccio si sia raccorciato? Quindi c'è la forza del Signore che porta avanti la creazione, noi ci dobbiamo mettere in sintonia e con una garanzia: ognuno di noi e la società è il capolavoro della creazione, e vuoi che il creatore permetta qualcosa di disturbare, di distruggere, di rovinare questa creazione? Anzi, lui fa sì che anche gli eventi negativi diventano positivi nella realizzazione di questo progetto. Non lo diminuiscono, ma lo potenziano. Quindi chi fa del male è sconfitto già in potenza. Non solo non ci fa del male, ma ci aiuta a crescere ancora di più. Grazie, frate Alberto. Allora, Sergio Mustica, quando si parla di eventi dolorosi della vita, e penso in particolare alle vittime del lavoro, poi sentiremo anche Marinella De Maffutis sulla giornata del 9 d'ottobre che si sta preparando, insomma, la giornata nazionale, ecco, e lì le vittime del lavoro saranno veramente in prima linea. Allora, Sergio, morte, Lucia, e rinascita, sì. Aspetta, non so se ha sentito la domanda, perché è a Milano proprio per una giornata di sensibilizzazione in una grande azienda insieme a tre nostri testimonial. Sergio, hai sentito la domanda di Lucia, che ti eri un attimo? Sì, ho sentito. Intanto buongiorno a tutti, in particolare. Stavo dicendo, Sergio, scusami. Pronto? Sì, allora, dicevamo morte e rinascita, dunque in prima linea, soprattutto quando si parla di vittime del lavoro, anche sotto il profilo metaforico, insomma, perché nessuno forse più di loro è segnato da eventi drammatici della vita. Sì, pensavo a questa trasmissione proprio oggi, che Marinella ha organizzato questo incontro veramente interessante, in cui tre testimonial hanno parlato a oltre 120 lavoratori, e queste persone sono partite dalla loro più grande sconfitta, cioè l'infortunio, il dramma di quel momento, il dramma delle loro vite spezzate, mescolate, eccetera. E poi alla fine, guardando l'interesse delle persone, l'applauso delle persone, loro da vinti sono diventati vincitori, perché sono riusciti a dare qualcosa agli altri, e anche nelle loro emozioni, nelle loro lacrime si trasformavano, perché c'era qualcosa di positivo. Grazie, grazie. Siamo un po' persi, abbiamo perso il collegamento. Marinella, Luce, in realtà, ecco, dicevi? Scusa, prego, dici tu, scusami. No, stavamo appunto parlando di questa giornata, no? Quindi probabilmente, in cui verranno raccontate anche tantissime storie, insomma, delle vittime del lavoro che hanno attraversato momenti di caduta e momenti in cui sono riuscite a risollevarsi. Ma allora, insomma, tu che le segui tutte e che comunque proporrai nel corso della giornata in tutta Italia tante di queste storie, è proprio vero che quando si è più deboli è il momento in cui forse si ha la possibilità di diventare più forti? Che cosa ci dicono le tue vittime del lavoro, e dico tue? Allora, il messaggio che riescono a trasmettere, come hai visto tu, è quello che vede Maggi negli occhi delle persone quando vanno a raccontare la verità delle loro storie, no? E quando passa una narrazione personale, viene fuori
una verità che noi magari conosciamo ma non pensiamo, cioè la solitudine, le difficoltà che si incontrano quando ci si ritrova da un momento all'altro su una sedia a rotelle come Maurizio Fratea, che a 13 anni a facendo l'apprendista idraulico per sbaglio di sabato pomeriggio si è trovato dove non doveva essere, quindi c'è stato un pezzo di destino che diciamo lo vedeva lì in quel momento, ma poi in realtà lui è riuscito a sopravvivere e la forza della sua persona, che probabilmente ha incontrato un'ispirazione per rimettersi in gioco, quindi a 13 anni ha pensato, grazie anche all'amore della famiglia, di ricostruirsi, è riuscito a diventare uno psicologo e uno psicoterapeuta, quindi uno sconvolgimento della vita incredibile. E lui, quando narra la sua storia, ha una forza, ce lo può dire Sergio, che adesso vediamo in verticale un pochetto, sì e no. Sergio, ciao, ti ritroviamo. È riuscito a colpire l'attenzione di quanti lo hanno ascoltato. Allora la forza, quello che noi vorremmo oggi qui, ritrovandoci insieme con Padre Maggi, dopo un po' di mesi che trascorriamo insieme, no? Vorremmo anche avere con lui un momento sinergico, perdonatemi questo termine che sembra tecnico, ma io lo adoro perché c'è dentro la parola sinergia, no? Ed energia dentro a questa parola, secondo me, è qualcosa di fondamentale, perché è quello che fa andare avanti le persone quando si trovano di fronte a una grave difficoltà. Quindi questa energia, che può essere la luce, che può essere la verità, no? Che è stata citata all'inizio da Padre Maggi, mi piacerebbe, ci piacerebbe che potesse arrivare anche al Santo Padre insieme, trovandoci con una, come dire, con una forza nuova, che è quella di chi si dedica anche con un volontariato da persona che ha avuto una situazione grave, drammatica, come anche quella di Andrea Lanari, che conosciamo bene, che ha perso entrambe le braccia, che non so se Padre Maggio ha avuto modo di incrociare in una delle trasmissioni. È una persona eccezionale. Io davanti a queste persone mi annichilisco e dico veramente non posso che sorridere alla vita e dire taci e impara. Impara come ci si rimbocca le maniche e come si trasmette forza agli altri. Ecco. Un attimo, Luce, che sei silenziata. Okay, mi hanno chiuso e adesso mi hanno riaperto. Dobbiamo decidere chi apre e chi chiude. Allora, stavo dicendo, frate Alberto, io so che c'è stato un incontro recente tra te e Sergio Mustica, insomma, vi siete visti a Montefano, tra l'altro abitate anche abbastanza vicino, insomma, che cosa vi siete detti? Vorremmo sapere, anche io e Marinella vorremmo sapere. Sinteticamente la vedo difficile. Io toglierei la parola sintetica perché con Sergio è un'onda. No, ma io sto chiedendo a Frate Maggi, che lui sintetico lo è, e poi sentiremo anche Sergio. Tanto meno sintetico, sinteticamente. Tanto sintetico che comincio dalla fine, dalla conclusione. Non so Sergio cosa si aspettava visitando un frate in un convento, comunque non è uscito con un santino ma con una bella bottiglia di vino, quello che noi produciamo in Sant'Eresia. Ho detto tutto, c'è tutto qui. Sergio, e oltre al vino che cosa avete festeggiato? Insomma, vi siete fatti delle promesse? Il vino è un libro che sono stati dei doni molto molto graditi, però soprattutto sono uscito personalmente, prima ancora e come responsabile della scuola testimonianza, sono uscito con una focalizzazione della visione di Padre Alberto che mi ha illuminato, nel senso che lui ha detto una cosa: qualsiasi cosa accade tu pensa agli altri perché per te ci pensa Gesù. E questa è una cosa molto bella, perché una cosa è sentirlo e sapere il Vangelo, saperlo intellettualmente, e una cosa è sentire anche dall'esperienza di vita personale di una persona straordinaria come Padre Maggi questo concetto. E quindi ho pensato che era come un segno sia personale per me, per i miei problemi, per le mie ansie, per le mie paure che tutti noi abbiamo,
e quindi questo era un aiuto primario per queste cose mie, però era anche un aiuto per la scuola della testimonianza, nel senso che la scuola della testimonianza fa esattamente quello che mi dice Padre Marzio, cioè in concreto un pezzo del suo pensiero, perché i testimonial, come diceva ottimamente Marinella prima, raccontano una storia per aiutare gli altri, e questo aiuto agli altri fa sì che ritorni in loro un aiuto. E allora ecco, io volevo cogliere questa occasione, diciamo, per formalizzare proprio un bisogno, diciamo, che ne ho parlato anche con Marinella, con Luce. Io credo che Padre Maggi possa diventare il nostro padre spirituale della scuola della testimonianza, e come ho detto anche con alcuni amici, c'è anche Stefania, di fare un incontro ad hoc presso Montefano, perché credo che questo ci darà ancora più energie, sapendo che abbiamo il capo ufficio che ci aiuta. E quindi, insomma, diciamo, allargare un po' dall'ambito marchigiano, perché voi marchigiani siete tremendi, ecco, anche un po' al resto dell'Italia. Prenditi cura dell'altro, frate Alberto, e il creatore si occuperà di te. Insomma, è una frase che tu ripeti spesso, insomma, anche ieri, insomma, nella tua spiegazione del Vangelo. Sei ritornato su questo punto, insomma, questo è anche un po' quello che fanno i testimonial dell'AMNIL, quindi siamo proprio all'interno di una dinamica comportamentale che comunque viene applicata in AMNIL tutti i giorni, insomma, questa cura dell'altro che ritorna poi da parte del creatore, insomma, spiegaci un po' come funziona questo ruolo delle parti. Perché è un'esperienza che tutti possono fare e va tutto a vantaggio della persona, perché se io mi occupo io dei miei problemi e la mia vista è limitata, io sono limitato e le mie risposte inevitabilmente sono limitate. Invece il Signore dice: no, tu non pensare a te, ai tuoi problemi, tu pensa agli altri, al bene e al benessere degli altri. Fa che ogni persona che incontri, dopo che ti ha incontrato, sia ancora più felice di essere al mondo. Noi, ecco, l'unica cosa che il Signore ci chiede, si può fare. Allora, quando ci si dirige nella vita così verso gli altri, succede un cambio meraviglioso, ma tutto a nostro vantaggio, perché io penso al bene, al benessere degli altri, e il Padre, come creatore, pensa lui al mio bene e al mio benessere. Ma mentre io ho la vista limitata, il mio orizzonte più là di qui non va, lui vede là. Allora lui è, io lo chiamo, il regista della nostra vita. Lui dispone, predispone, inventa, organizza, e soprattutto lui è più che vincitore. Lui non è un perdente, non permetterà mai che il male ci possa danneggiare. Allora, quando si fa questa esperienza che ai miei problemi, ai nostri problemi, ci pensa il Padre Eterno, la vita cambia, c'è serenità, non c'è ansia, angoscia, queste cose sono sentimenti che io, sarà per natura o altro, non so cosa sia l'ansia, cosa sia l'angoscia. Se c'è qualche problema, ci pensa il Padre Eterno. E che vuoi di più? Marinella, sei pronta? Poi sentiremo anche Stefania Benedetti, che è entrata in trasmissione, insomma, darà il suo contributo concreto con la sua esperienza. Dicevo, Marinella, sei pronta a organizzare i pullman per andare a Montefano da Roma e sancire un po' questo momento di incontro con frate Alberto e magari anche il suo ruolo, insomma, all'interno, come testimonial, insomma, come padre spirituale, insomma, dei testimonial dell'AMNIL? Luce, noi aspettiamo solo il là da Padre Maggi, carovane, proprio invadiamo tutta la zona dove abita, assolutamente, faremo i turni, anzi, così evitiamo anche di non godercelo bene, perché poi se siamo troppi tutti insieme finisce che non ci godiamo. Il convento è grande. Assolutamente. Sergio è partito così. L'ha sempre avuto, ora non lo sapete magari qua in trasmissione, ma tu lo ricorderai. Noi nel 2012 e poi nel 2016 abbiamo organizzato due giornate ad Assisi e a Teramo, al santuario di San Gabriele. Abbiamo organizzato due manifestazioni per la sicurezza e per le vittime del lavoro, quindi un po' come vengono fatte quelle per la pace, dove abbiamo portato veramente migliaia di persone
perché l'Ammil ha sempre avuto dentro, nella sua anima, un legame e comunque un credo, una forza nella fede per ricostruirsi e ricominciare. Non a caso tutte le giornate dell'Ammil cominciano sempre con una messa, quindi una cerimonia religiosa che ricorda i caduti sul lavoro, la deposizione di una corona d'alloro. Noi abbiamo la preghiera dell'invalido che viene recitata durante la funzione religiosa e non mancano mai dei momenti sui territori dove si cerca di avere questo momento di aggregazione molto intimistico e vicino alla fede. Per cui, Padre Maggi, lei ci dia là, cominciamo a fissare le date, che dopo la giornata del 9 ottobre, noi anche con la pioggia a Teramo eravamo così, che a San Gabriele si faceva questo con gli ombrelli e da una parte e gli striscioni dall'altra. Va bene Sergio, non sarai più solo, tu sei partito nottetempo in avanscoperta, ma comunque hai aperto una strada, insomma, anche perché Sergio Musica si era un po' stancato di aspettarmi e quindi dice vado, e vado a incontrare frate Alberto. Allora, Stefania Benedetti, marchigiana anche lei, e tra l'altro una profonda conoscitrice di frate Alberto Maggi, al di là insomma di questa trasmissione, ha letto il suo libro, Chi non muore si rivede, lo segue anche online, insomma, Stefania, tu che sei testimoniale e anche formatrice insomma della scuola della testimonianza, da Civitanova Marche, dove tu vivi, ecco, dici un po', guarda Luce, le cose che abbiamo detto insomma le ritrovi nella tua vita, e perché hai fatto la scelta insomma di testimoniare la tua esperienza di vittima del lavoro? Guarda Luce, ti dico la verità, per noi sarebbe veramente un onore avere frate Maggi nella nostra squadra, perché già abbiamo una persona che ci aiuta moltissimo, che è Sergio Mustica, che è il nostro, la nostra guida, quindi averne due sarebbe l'ottimo. Allora, perché ho fatto questa scelta? Ho fatto questa scelta per aiutare me stessa e gli altri. Perché in un gruppo coeso non ci si sente soli, come dice Padre Maggi, fai del bene. E come diceva, io ho avuto, vengo da una famiglia molto, sempre molto religiosa, e mia madre, mia nonna, estremamente religiose, mi dicevano sempre: fai del bene, scordalo, fai del male e ricordatelo. Questo è un classico detto martigiano, e quindi. E ho sempre cercato di aiutare il prossimo. Sono entrata in questa squadra principalmente per, ma a dire il verità sono entrata quasi per scherzo, perché me l'hanno proposto, non pensavo che invece mi avrebbe poi rivoluzionato l'esistenza. Io sono in un gruppo bellissimo, e sono entrata nell'Anmil dopo il mio incidente proprio perché avevo trovato molte difficoltà a poter fare qualcosa per aiutarmi, quindi non c'era stato e non conoscevo l'Anmil in quel momento. Sono entrata perché volevo aiutare chi veniva dopo di me a poter passare i problemi, quindi risolvergli qualcosa. E poi invece sono entrata in questa associazione dove ci si sente uniti, dove non ti senti più un diverso, ma sei uno come gli altri. Sei un normale, come amo dire io. Allora, io mi sono sempre sentita in questo, da 4 anni a questa parte, una normale in un mondo di perfetti. Perché naturalmente chi subisce un incidente così importante, così invasivo, si sente diverso, è inutile a dirlo, inutile a farlo. Però entri Stefania, in questa tu squadra... tu hai perso una mano, comunque hai avuto seri problemi ad una mano, per aiutare, tu imprenditrice, per aiutare i tuoi dipendenti, lavoratori, insomma ti sei inserita in una dinamica, diciamola, ecco, vai avanti tu, perché così... facciamo anche capire agli ascoltatori che cosa che è successo praticamente, nel tuo ruolo. Sì, io praticamente ho subito l'incidente perché ho voluto aiutare un collega che stava facendo un'operazione che, tra virgolette, non mi sembrava particolarmente
pericolosa, però siccome aveva un carico che dondolava anche se era a poca distanza dal pavimento, l'ho aiutato a posizionarlo e improvvisamente il caso ha voluto che si staccasse. Io sono vittima di quello che si chiama il caso X, cioè quello che non dovrebbe mai succedere e invece c'è la possibilità uno su un milione che avvenga. Non c'è stata imputazione di alcun tipo perché non c'era anomalia nell'apparecchiatura, non era stato fatto un'attività non coerente con quella che è la sicurezza, ma comunque io ho una mano in meno. Quindi quello che non dovrebbe mai succedere è successo. E comunque tu hai deciso di dare, tra virgolette, una mano a tutte le persone, insomma, che si sono trovate nella tua situazione affinché poi non ripetano la tua esperienza. Quindi da Sì, imprenditrice sì. ti sei messa al servizio degli altri. Questo hai voluto fare. Sì, perché ripeto, il mio modo di essere è proprio quello. Aiuta, ma questo lo faccio in tutti, cioè nella mia vita quotidiana, penso che l'avrei comunque fatto anche se non mi fosse capitato, tanto più in questa situazione. Frate Alberto, ma il perché proprio a me, no? Che è una domanda che spesso le vittime del lavoro si fanno, ma non solo le vittime del lavoro, no? Magari potrebbe essere tradotta questa domanda modificata in perché non a me. Insomma, possiamo dare una risposta a questo quesito che comunque molti di noi si pongono quando accade qualcosa che non vorrebbero capitasse? Perché questa domanda presuppone qualcuno che organizza o prevede tutto di questo, nulla di tutto questo. C'è un episodio molto molto chiarificatore che fa comprendere. Gesù nel Getsemani chiede: Padre, se è possibile, fa che questo non avvenga, allontana questo calice. Il padre non risponde, strano, di fronte all'angoscia di un figlio, perché il padre, quello che doveva dire, già l'ha detto al momento del battesimo e confermato alla trasfigurazione: tu sei il mio figlio prediletto, cioè sei il mio capolavoro. Di che ti preoccupi? Allora Gesù capisce, o meglio l'Evangelista ce lo trasmette per farci capire che il Padre Eterno, Dio, non è che può cambiare gli eventi della vita, fare che, ecco, un evento del genere non succeda, però ci può prestare la sua forza, la sua energia per vivere questa situazione, affrontarla e, se possibile, superarla. Quindi questo è l'atteggiamento. È inutile chiedere perché proprio a me, a chi allora, o tantomeno imputare al Signore una cosa del genere. No, in questa situazione di difficoltà, di tragedia, il Signore dice: guarda, io sono qui, fidati di me, non ti preoccupare, ti presto tutta la mia forza, tutta la mia energia, e guarda, so che è difficile crederlo in questo momento, vedrai che arriverà il giorno in cui ringrazierai di tutto questo, perché sarà tanta la ricchezza che ne verrà fuori, che dirai grazie per quello che è successo. So che è difficile, io tremo a dire queste cose perché nei panni delle persone, però è possibile ringraziare per quello che è successo, perché il Signore dà molto di più di quello che è venuto a mancare. Grazie, frate Alberto. Marinella, in base Diciamo anche che alla non è bello, testimonianza. uno dire se posso scegliere anche no, magari no. Ma Quindi però molte delle sicuramente vittime del c'è lavoro, un disegno scusami. superiore di qualcuno che sa un po' come siamo realmente fatti e forse c'è una sorta di elezione, no? Di eletti in grado di sopportare, superare e anche di essere più speciali di altri. Io E questo spesso volevo vedo queste chiederti, cose. molte delle vittime del lavoro che tu segui, insomma, la situazione ne conta più di 300.000, ecco, comunque ti hanno dato prova di questo, no? Cioè, anzi, a volte ringraziano per aver avuto un'opportunità diversa che magari non sapevano prima dell'incidente di avere, insomma, hanno scoperto delle doti che prima non conoscevano, no? Tu ci puoi dare conferma di questo? Quante storie hai raccolto in questa direzione? Allora, io ne ho raccolte veramente tante e devo dire in modo sorprendente molte più di quelle che avrei pensato. Sentire delle persone che hanno subito dei gravi infortuni e quindi che si scontrano quotidianamente, perché rispetto a un evento mortale, come dire, lì c'è un dolore che si chiude e da quello c'è un altro tipo di rinascita. Ma quando c'è un infortunio con cui si combatte ogni giorno, voi una persona che si ritrova su sedia a rotelle e quindi ogni giorno già quando mette a terra i piedi dal letto già deve fare, no, i conti con un problema in più, o anche altre. Ebbene, io
confesso, Padre Maggio, di aver sentito dire da queste persone: io oggi sono una persona migliore. Io sinceramente sono molto sorpresa, cioè è una cosa bellissima che mi lascia sorpresa, perché dico, siamo veramente incredibili come esseri umani, perché una persona che ha perso veramente anche due braccia e mi dice: io sono diverso e mi sento migliore. Padre Maggio, non lo so, è veramente incredibile, ecco. Mi La sento. fantasia del creatore, vero frate Alberto, non ha limiti, insomma. Per questo allora conviene nella vita ringraziare sempre in anticipo, non aspettare che avvenga, ma ringraziare in anticipo. Io non ho questa invalidità fisica, ma dal punto di vista medico mi hanno diagnosticato un'invalidità al 100%. Eppure quell'episodio che ha portato a questo, per me è stato il più bello di tutta la mia esistenza. La ricchezza che ne è venuta fuori, non finirò mai di ringraziare il Signore. Quindi ci conviene già farlo in anticipo, che la nostra vita sia un ringraziamento anticipato per quello che la vita ci presenta. Grazie, frate Alberto, ma Sergio, sì? Queste parole sono veramente quelle che mi hanno convinto di quello che dicevo prima, cioè senza fare sviolinate perché Padre Maggi non ne ha bisogno e poi non è tipo, però io voglio dire con sincerità che questa sua forza, questo suo sorriso di fronte alle difficoltà sono, vuol dire, l'interpretazione ideale del lavoro che con Marinella, con Giovannelli, con Luce, con tutti gli amici dell'Almi l'abbiamo fatto in questi. Giovanelli, direttore, no? Giusto? Esatto, Direttore del. sì. Quindi questo è il Siamo vero. tutti in famiglia, ci chiamiamo con nome, senza titoli, Ah, vabbè, senza ma diciamolo niente. anche per le altre persone, Diamo per state scontato che chi ci tranquille. segue sa tutto Diciamo, di noi. io volevo dire scusate perché mi stanno chiamando, poi non so se posso fare collegare Andrea, perché non so se l'avete collegata, Abbiamo anche l'avete altri argomenti da. chiamata. Mi ha mandato il link, dovrebbe l'avete intervenire a chiamati. breve, ho chiesto a lui e agli altri di fare un Io infatti intervento. devo rientrare perché mi stanno cercando e mi hanno dato per perso. Insomma, Quindi andate dal Papa? Andate da, dici subito se volete andare dal esatto, io Papa. volevo dire, insomma, con padre Alberto faremo questo incontro e poi, secondo me, diciamo, poi l'assistente del padre Maggi è Francesco e andremo anche da lui, ecco. Francesco? Francesco con la F maiuscola. Ah, sì, va bene. Francesco Grazie, è arrivederci. stato evocato in questi Ciao, giorni anche, direi, buona proseguizione. impropriamente, vero, frate Alberto? Insomma, questi santi potremmo anche lasciarli un po' in pace ogni tanto, no? Forse a San Francesco gli sono fischiate un po' troppo le orecchie, giusto? Sì, lascia un po' perplessi se non disgustati vedere che persone che passano la vita contro gli ultimi, contro gli emarginati, schiacciandoli con quel prima noi e voi non valete niente, all'improvviso ripulirsi la bocca con frasi tra l'altro farlocche attribuite a Francesco d'Assisi. Ecco, meglio che lascino perdere. Le croci e i crocifissi, meglio lasciarle alle persone, insomma, che hanno una dimestichezza, insomma, con Sì, queste. che tra l'altro non sembrano aver portato molto bene. Lo sbandieramento di crocifissi e di rosari non sembra che gli ha portato Insomma, molto anche bene. perché Marinella, diciamo che veramente adesso, al di là dell'appartenenza politica, abbiamo visto che nei programmi elettorali di tutti i partiti il discorso degli incidenti sul lavoro era praticamente assente. Questo lo vogliamo dire a voce alta, c'è da recuperare tanto adesso. Fortunatamente nei programmi ecclesiastici invece rimane sempre attento questo tema, devo dire. Quindi questa nota triste più che polemica sui partiti politici che hanno veramente dimenticato questo tema all'interno dei loro programmi, ci aspettiamo che lo recuperino e noi saremo lì a pungolarli perché se ne ricordino e lo rimettano veramente al posto giusto, perché continuare ad avere un così elevato numero di morti sul lavoro è veramente inaccettabile. E le storie di Andrea Lanari, che ho appena visto che si è È collegato, arrivato anche Andrea, straordinario, non so da potente, dove, è stato lancia un catapultato. messaggio e qui subito si risponde. Andrea. Ci senti? Eh beh, sono
lì in questo, peraltro sono in un ex convento, Padre Maggi lo sa, fare questa giornata di sensibilizzazione dei Questa lavoratori milanese? di una grande azienda chimica, di un sito che si trova appunto nel Milanese. Ci sono 150 lavoratori che anziché fare l'incontro all'interno dell'azienda hanno utilizzato questo ex convento dove oggi viene utilizzato soprattutto per eventi, manifestazioni, eccetera. Ci sono già stati l'anno scorso, quindi torna sempre questo tema della religione in qualche modo, eh? Noi ci ritroviamo. Riesci a dirci qualcosa oppure il collegamento non ci aiuta? Andrea Lanari, testimonia l'anni, no, la vedo un po' difficile. Andrea, ci Marinella. senti? Che Marinella, no? È nella sua creatività estrema, non Allora, riesce sempre a inserire elementi non previsti. Grazie Andrea per aver risposto prontamente all'appello di Marinella, che poi anche non in sempre, diretta già diciamo, ce la prestrutturato. fai col collegamento? Dai, raccontaci qualcosa, questa tua presenza a Milano in questo momento e anche un po' il tuo ruolo di testimonial, Allora, insomma, speriamo di sì. rinato dopo l'incidente, eh. Infatti, qui purtroppo Purtroppo non ti sentiamo granché. I conventi, frate Alberto, non hanno delle pareti sufficientemente elastiche per consentire questi siamo qui collegamenti a Milano e così. facciamo anche una piccola panoramica in questo Non splendido sento. convento. Si riesce a vedere qualcosa? No, non si sente Andrea, ti niente. una Sentiamo splendida benissimo. No, location, cambia splendida posto. Sentiamo anche questa volta perché. manifestazione. No, sospendiamo Marinella, guarda, non ti fare venire altre idee, perché se no non ce la facciamo. Parli tu. Allora, Però dimmi. guarda che non ci sono muri per i collegamenti Ma spirituali, non quindi magari con i so. telefonini Ah, no, però certo. dall'alto ci sentono sempre, Chiediamo vero? aiuto al creatore, allora. Marinella, solo una parola sulla giornata prima di andare avanti con gli altri argomenti che volevo affrontare con Frate Maggi, ed è il fatto che tu hai scelto, diciamo, l'Anni l'ha scelto di organizzare il 9 di ottobre. Non all'interno di un consiglio comunale, di un consiglio regionale, ma all'interno di un'azienda. È un salto di qualità, un cambio di passo, insomma. Siamo andati dentro proprio dove le cose accadono, No, ma giusto? Chiudiamo sì, per cortesia, allora quest'anno. Andrea, lo faremo in un altro Andrea, momento. provaci un attimo se riesci, se no non ti diamo fastidio ulteriormente. Allora, adesso Purtroppo. mi sentite bene? Ok, vai, è tua la Meglio. scena. Raccontaci com'è Allora, buongiorno andata. a tutti, è andata molto bene con i nostri interventi dei nostri colleghi, con Cristian Clemente, con Sergio, soprattutto le testimonianze che abbiamo portato, sia io che Fernando Della Ricca e Maurizio Fratea, hanno reso proprio la giornata molto molto interessante e soprattutto molto seguita da parte di questi lavoratori di questa grande azienda del Milanese che ci ha ospitato quest'oggi in questa splendida location e in questa splendida giornata di consapevolizzazione alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Grazie, grazie Andrea. Ma qualche Grazie. commento degli operai, dei lavoratori, lo hai avuto? Hai sentito qualcuno a caldo? Ti si è avvicinato qualcuno? Allora, per il momento non abbiamo avuto la possibilità perché siamo pieni proprio, stiamo seguendo la scaletta perfettamente alla lettera e diciamo che c'è molto interesse da parte della platea ad ascoltare le nostre opinioni, ad ascoltare le nostre storie. Adesso eravamo fermi quei 5 minuti in pausa pranzo e poi rinizieremo i lavori che vedo che Tornerai sono molto alla. interessanti e molto seguiti dalle persone presenti. Anche Andrea Lanari, comunque, frate Alberto, è marchigiano, per cui Sì, fa parte di sono quelle persone che si piegano soltanto per allacciarsi le scarpe, come abbiamo detto all'inizio di esatto. questa trasmissione. Grazie, grazie Andrea. Grazie Andrea. Grazie a voi, un saluto a tutti e Buona buon proseguimento di tornando trasmissione. a frate Alberto, Marinella, due parole sulla giornata, poi vorrei affrontare con frate Alberto un altro argomento che mi sta molto, molto a cuore e riguarda sempre, diciamo, in qualche modo le diversità. Che però possono essere anche uno spunto di crescita e di condivisione. Allora, la giornata, dicevamo, in una In fabbrica. azienda, una cosa veramente nuova, non è mai successo. La particolarità è venuta anche da una scelta, diciamo, dovuta al fatto che ci sono state le elezioni, questa improvvisa, imprevista caduta del governo ci avrebbe messo un po' in crisi su una presenza istituzionale, quindi sulla tradizionale scelta di un luogo istituzionale messo a disposizione dall'amministrazione ospitante, perché la giornata ogni anno vede una città diversa, quindi dal territorio, c'è cioè qualcuno
qualcuno che si propone per ospitarla, e questo significa prevedere un importante e massiccio impegno di coinvolgimento territoriale. Devo dire, in Friuli Padre Maggi non so le relazioni, ma ho scoperto una terra veramente di straordinaria disponibilità. A Fiume Veneto c'è questa sindaca giovanissima, una gran bella donna, ma di uno spessore incredibile e di una disponibilità eccezionale. Lei e l'assessore alla cultura hanno messo a disposizione di tutto di più. E questa grande azienda, come dicevi tu, Lucia, che è un'azienda che si occupa di sistemi di irrigazione, e è tutta italiana, quindi anche una bella cosa, un bel fiore all'occhiello per il nostro paese. Niente di cinese, niente contro i cinesi, però insomma, tutto un prodotto made in Italy che viene sempre molto apprezzato per la qualità. Ci saranno oltre 400 persone tra i dipendenti dell'azienda e persone che hanno tenuto. Sono più di 40 sindaci del territorio che hanno già aderito. Insomma. 9 di ottobre, giornata nazionale delle vittime del lavoro, e poi vedremo, frate Alberto, insomma, di intensificare questo filo diretto, insomma, con Montefano, anche per costruire insieme un percorso di, diciamo così, rinascita e di testimonianza, anche, diciamo, con la sua, tra virgolette, benedizione. Allora, con la tua benedizione, io passo da lei al tu, perché a seconda delle giornate, a volte riesco a dare del tuo, frate Alberto, a volte non mi viene naturale. Insomma, oggi è la giornata in cui alterno tu e lei, lei e tu. Tenterei di continuare col tu. Io vorrei tornare adesso, diciamo, frate Alberto, all'attualità anche della Chiesa, insomma, perché c'è stata una apertura che ha fatto molto discutere, insomma, dei vescovi fiamminghi ai matrimoni degli omosessuali. Ecco, e tu hai fatto unioni civili. E tu hai fatto un'intervista veramente esplosiva, insomma, a Radio Capital, e poi ho visto che anche il Resto del Carlino ti ha fatto una intervista, insomma. Allora, puoi dire anche a noi che cosa hai detto? Ma è un tentativo, un passo avanti da parte di questi vescovi, e di uscire da una Chiesa che si è impantanata, si è bloccata, perché la Chiesa è combattuta tra l'attaccamento, la fedeltà alla tradizione, per cui ha visto sempre l'omosessualità, o meglio la sodomia, come si chiamava una volta, come qualcosa di orrendo, e dall'altro i dati scientifici dell'attualità, anche se la società, anche lei, è un po' in ritardo, perché è soltanto nel 1990 che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha depennato l'omosessualità dalle malattie, quindi anche la società non è che è avanti. Allora, la Chiesa è in un pantano. Da una parte ammette che sono molti uomini e donne che hanno queste tendenze omosessuali, e che si è manifestato sempre nei secoli. Dall'altra è attaccata alla tradizione, perché la tradizione dice che gli atti di omosessualità sono intrinsecamente disordinati, sono contrari, ecco, torna di nuovo, alla legge naturale. E la soluzione allora qual è? La soluzione è che gli omosessuali sono invitati a offrire al sacrificio della croce la loro difficoltà e scelgano la castità. Ma si può fare una cosa del genere? La castità, io sono frate, sono prete, è un impegno che ho scelto liberamente e volontariamente, ma non lo posso imporre ad altre persone. Gesù ha detto: non caricate sulle spalle delle persone pesi che non possono portare e che voi non le aiutate neanche con un dito. Quindi è una Chiesa impantanata, e questo è un primo gesto di apertura. Vedremo quale sarà la reazione della base. E la reazione nei tuoi confronti, frate Alberto? So che quando fai pronunciamenti forti, no? Tu hai sempre accolto tutti, hai accolto i divorziati, hai dato la comunione ai divorziati anche in tempi in cui non era assolutamente accettata questa cosa. Le porte di Montefano sono sempre state aperte e tu non hai mai chiesto l'identità sessuale delle persone. Hai sempre offerto, diciamo, la tua predicazione e anche il sacramento dell'Eucaristia a tutti quelli, insomma, che lo chiedevano. Quindi tutti, diciamo, accolti, tutti, tra virgolette, perdonati a priori, non esiste. Ieri hai parlato tanto del perdono, che comunque non è a monte, no? Non deve essere concesso, tantomeno un religioso. Sia ben chiaro che il prete non è il padrone dell'Eucaristia, è un servo che Gesù gli chiede: distribuiscila.
non soltanto dando pane, ma facendoti pane per gli altri. Guai a quel prete che si erige a giudice della persona, dice te sì, te no, te a metà. Questo veramente è un peccato di idolatria, se non di adulterio, veramente. Quindi il Signore ci chiede di offrirlo come pane a chi? Alla gente che ha fame. E Gesù l'ha detto già altre volte, ma una persona che è ammalata, gli si può rifiutare il medico? Ecco, per certa dottrina ancora della Chiesa, la persona, siccome è ammalata, non può accogliere il medico. Ma su questo appunto c'è l'impegno del Vangelo, sempre più la gente capisce, senza fare bisogno di discorsi complicati, basta ragionare con un po' di logica e la gente lo comprende. Quindi io ormai ma vicino ai 50 anni, se ci arrivo da prete, mai, mai, mai ho rifiutato a nessuna persona, mai ho cacciato nessuna persona. Non me lo perdonerei mai, sarebbe una cosa veramente un dolore incredibile. La Chiesa arriverà? Sì, La Chiesa arriverà? a diciamo, modificare il suo atteggiamento e ad Ad accogliere. avvicinarsi. Sì, e ad Bisogna avvicinarsi. dargli, è come un po' nella guerra adesso con Putin o altre, bisogna dargli un modo onorevole di uscire da un disastro, perché la Chiesa ha combinato un disastro su queste tematiche, perché il Signore non l'aveva incaricata di trattare queste tematiche. L'ha fatta e ha fatto un disastro, ha causato sofferenze indicibili, dolori, ha soffocato la libertà, la felicità delle persone. Una Chiesa, del resto, pensiamo. E sembra ridicolo, che ha impiegato 2000 anni, sono tanti, per riconoscere che nel matrimonio, oltre il fare figli, è importante anche l'amore coniugale. Su queste tematiche, più sta zitta, meglio è. Marinella, hai una domanda da fare al Padre Prete Maggi Maggi, su questo? Sì, beh, apre il mondo. ma Ha è ragione. vero, basta un po' di logica. Dici. Perdone, ha ragione. Io penso un po' da mamma ad una cosa: a quanti ragazzi, giovani, adolescenti hanno sofferto e sono arrivati all'estremo gesto di non riuscire a sopportare, no? Questo rifiuto sociale, e penso quanto potrebbe la Chiesa aiutare, prima di tutto noi genitori, no? Ad accettare, perché quanto condizionamento mettiamo noi adulti sulle coscienze e nel peso di chi si sta formando come giovane vita, che già si trova di fronte a tante, come dire, difficoltà nel mondo. Almeno nella famiglia dovrebbe avere un'eccezionale apertura di vicinanza, di sostegno. Poi comprendo che la difficoltà di mentalità, no? Magari un po' chiuse, soprattutto in territori meno metropolitani, ecco, passiamoci questo termine, probabilmente fa, però sicuramente io credo che la Chiesa potrebbe dare tantissimo una mano a cominciare, no? A formare delle coscienze consapevoli che si accettano anche a perdonarsi, perché poi le persone arrivano anche a incolparsi, no? Di cose che, no? Voglio dire. E il catechismo, frate Alberto, quanti danni ha fatto sotto questo profilo? Beh, basta ignorarlo, quindi. Ma l'importante è prendere il Vangelo, la scrittura, e ognuno di noi nasce perché è un progetto d'amore da parte di Dio. Nessuno nasce sbagliato o con difetti. Quindi, quando queste persone che vivono queste situazioni arriveranno a capire che la loro non è una vita sbagliata, non sono un difetto, ma che quello che magari vivono come un peso è un dono del quale essere grati, perché il Signore, ognuno di noi ci vuole diversi, perché vuole manifestare il suo amore in forme nuove, originali, inedite e creative. Un prato c'ha migliaia di colori, non c'è soltanto un colore. Ecco, l'omosessualità è una delle varianti bellissime che ha la vita nella sua euforia, nella sua esplosione. Quindi quelli che pensano di essere in difetto, di essere sbagliati, invece che arrivino a capire con orgoglio di aver avuto un dono prezioso che sta loro a custodire e sviluppare. E questo è un bellissimo messaggio che credo che darà forza e coraggio a tante persone che ci stanno ascoltando anche in questo momento. Ecco, io oggi Io, avrei voluto parlare. Marinella, dimmi. Lucio, penso Volevi che ci dire una sia cosa? un termine, perdonami, il rispetto.
Io penso che il rispetto degli altri debba essere un grande valore che dobbiamo diffondere, no? Perché laddove anche non arrivo a comprendere come la pensa un altro, perché c'è anche questo, no, problema di fondo, cioè non tutti riusciamo a comprendere le diversità, però accettarle, cioè il rispetto dell'accettazione, no? Secondo me sarebbe molto importante, forse potrebbe essere dietro tante situazioni di conflitto, no? Il riconoscimento della dignità dell'altro, insomma, cosa che secondo me dovremmo... Un passo ancora più avanti della citare, perché già qualcosa qui, essere grati, è già qualcosa di diverso, eh? Perché un conto accettare, vabbè, non posso far meno, t'accetto, invece essere grati è già un passo in avanti. L'altro come risorsa. Molto alto, molto in avanti. L'altro è comunque sempre una risorsa, anche quello che ci piace meno, anche quello che magari riteniamo molto distante da noi, però può essere sempre uno stimolo per, diciamo, anche rivedere noi stessi e migliorarci. Quindi io credo che l'altro ci possa sempre comunque aiutare. Io avrei voluto oggi parlare anche un po' delle donne dei Vangeli, ma è un tema che rimanderemo, diciamo, anche perché è molto ampio, ad un'altra trasmissione. Però di una donna vorrei parlare, della donna che... Mi capire chi è. Delle beatitudini, Bernadette Soubirous, che non a caso era piccola, di malaticcia, forse anche un po' dura di comprendonio, insomma aveva tante diversità in sé, eppure ha rappresentato una figura luminosissima che peraltro è stata al centro, insomma, ha dato vita all'ultimo libro, io direi capolavoro, insomma, di Frate Alberto Maggi, già la terza edizione in pochi mesi, da aprile, intitolato La donna delle Bernadette Soubirous, la vera storia di una santa imperfetta. Insomma, Frate Alberto, tante diversità tutte insieme in una piccola donna, eppure... Sì, la grandezza di Bernadette, che non è stata accettata né dai contemporanei né da una certa forma di chiesa, che era troppo normale per entrare nel cliché della santità. E l'hanno modificata addirittura in vita, con racconti, fino alla maschera funebre della morte, perché non era troppo affascinante come santa. Bernadette era estremamente normale. C'erano persone che facevano non centinaia, migliaia di chilometri con quello che potevano essere i mezzi di locomozione in quell'epoca, per poterla soltanto un attimo vedere, e la delusione, la vedevano tutto qua. Si aspettavano chissà qui, ma come? Questa donna prediletta che ha visto la Madonna, ci ha parlato, tutto qua. Lei era estremamente normale. C'è uno degli episodi, un conte famoso che fa un lungo viaggio per andare a vedere questa Bernadette, arriva, la trova sul gradino di casa che si rammendava le calze, e questa ha visto la Madonna. Ecco, la santità di Bernadette, che ha disposto di tutti, essere se stessi nella normalità, anche con i propri difetti, con i propri limiti, che non devono essere visti come un impedimento alla santità, anzi, una forma per manifestarsela. E allora, Marinella, che cosa dire di questa scala di valori completamente capovolta? Insomma, l'Amni la rivede tutti i giorni, insomma, nei suoi associati, in cui a volte gli ultimi diventano proprio i primi. Assolutamente. Quello che mi dispiace è che spesso questi ultimi non trovano la forza di diventare primi, perché non hanno magari avuto la fortuna o l'occasione di incontrare sul loro cammino qualcuno che li aiutasse e li sostenesse, perché ricostruirsi all'indomani di un grave infortunio non è facile. Adesso noi abbiamo spesso in radio persone, tra virgolette, perdonate il termine, vincenti, no? Cioè persone che sono riuscite a ricostruire, a mettersi in gioco. Però io penso che il messaggio anche della Chiesa, di chi come Frate Maggi riesce a parlare, ad arrivare alle persone, alle famiglie, sia importante. Perché, ecco, la mancanza di preparazione di fronte alle difficoltà, un infortunio avviene all'improvviso, non ci si nasce. Magari una famiglia in cui nasce un bambino con disabilità, come dire, si cresce insieme, si impara insieme, si ha tempo per... Un infortunio ti capita dalla sera alla mattina e ti sconvolge la vita, quella della famiglia, dei cari, quella delle persone. Quindi
C'è bisogno di un aiuto importante, un sostegno psicologico che venga anche da una parola di conforto, cara amica. Insomma, ecco, che si diventi primi grazie anche all'aiuto di altri che l'hanno capito, ecco. Grazie Marinella. Frate Alberto, insomma, noi di parole di conforto ne spenderemo anche altre nel corso delle nostre trasmissioni e comunque ti chiameremo per questo. Senti, una brevissima anticipazione. Allora, dicevo, le donne dei Vangeli, le donne nei Vangeli, un argomento spesso accantonato di cui poi parleremo nelle prossime puntate. Ecco, però una presenza forte, insomma, non è come ce l'hanno raccontata spesso in chiesa, insomma, le donne hanno avuto un ruolo fondamentale nei Vangeli, nonché oscurato. Un dato di fatto è che nei Vangeli i personaggi maschili, salvo un paio di individui, sono tutti negativi. I più duri di testa a capire Gesù, l'hanno contraddetto, l'hanno tradotto. I personaggi femminili, salvo due donne, e guarda caso le due donne legate al potere, è la madre dei figli di Zebedeo, che ci tiene alla carriera dei propri figli e li fa tradire il resto dei discepoli, e l'altra è Erodiade, la donna che detiene il potere. A parte queste due eccezioni, tutti i personaggi femminili sono positivi, quindi il piatto della bilancia è a favore delle donne. E la donna, che nella cultura dell'epoca era considerato l'essere umano più lontano, più distante da Dio, nei Vangeli fanno il ruolo degli angeli, cioè gli esseri spirituali invece che erano più vicini al Signore. Marinella, volevi chiedere qualcosa? Vedo i tuoi messaggini, perché nel frattempo devo guardare anche il telefonino, perché tu continuamente mi scrivi, capito? Cioè, perdono, mi è scappata una cosa, Padre Maggio. Dai. Ma le quote rosa nella chiesa, mai vista una donna cardinale, si possono fare? Ma non hanno mica perso niente, sai? No, però... era solo una piccola provocazione per dire, rivalutiamo queste donne. Grazie Marinella, grazie Frate Alberto e grazie anche ai nostri ospiti e diciamo si sono collegati Sergio Mustica, Stefania Benedetti. Volevo anche ricordarvi, insomma, che se volete rivedere questa puntata c'è il nostro blog Luce sui Fatti sul sito www.amnil.it. Ecco, la prossima settimana con Frate Maggi ci risentiremo sempre di lunedì, il primo di ogni mese. Marinella, ma la prossima settimana è il giorno dopo la giornata nazionale dell'AMNIL, quindi penso che di questo ci occuperemo. Io ancora non ho preparato una scaletta, però aspetto indicazioni. Mi sembra una bella idea, assolutamente. Direi che è il The Day After, diciamo la grande giornata del 9 di ottobre. Ecco, allora, appuntamento a domani alle ore 11.30, ma prima ringrazio anche la nostra redazione, Federica Bartoloni, Paolo Marcucci in regia, e ancora Leonora Muzzi, Carmen Abate e Sabina Cipriani, che sta scrivendo a lato del video anche le sintesi degli interventi che abbiamo realizzato. Allora, ciao Frate Alberto, domani ci rivedremo, vi rivedrete su Radio Anni con un focus alle 11.30 sui contenuti del Festival Cinematografico Job Film Days di Torino, a due giorni dalla chiusura. Già anche oggi abbiamo visto un'interessantissima trasmissione prima del nostro collegamento, e poi proseguiremo alle 12 con la 72esima giornata, l'annunceremo nuovamente, delle vittime degli incidenti sul lavoro. Del 9 di ottobre parleremo delle rivendicazioni di AMNIL al governo per vittime del lavoro e per la prevenzione in assenza di programmi, abbiamo visto e ne abbiamo parlato su questo importantissimo tema. Allora, grazie a tutti e buona giornata. Grazie. Change, we promise to come.
one strap on refrain. Staying safe with all your might. What you say, what you do, what you work it, don't you let it go. This life is staring deep in your eyes. Don't they help and put them strap on refrain. Staying safe with all your might. What you say, what you do, what you work it, don't you let it go. This baby's growing strong in your heart. Make the change your conscience start. Cause staying safe in the workplace is in heart. This one's for workplace, let's live safely. Your word is as good as your life. Your word is as good as your life. Your word is as good as your life. Well, come on, let's go, safety. Your word is as good as your life. Your word is as good as your life.